Sono contenta perché veramente ancora a distanza di tanti anni, perché ormai sono 15 anni, e ieri mi ha chiamato Riccardo Piseo, che è uno straordinario musicista jazz, molto bravo, il cui figlio ha 9 anni, e mi ha detto: Francesca, ti voglio far salire il figlio che ti vuole salutare perché è innamorato della tua canzone. Ho detto: ma come? Ma se neanche Renato. Eppure, guarda, penso a una canzone che ancora nel tempo rimane, sì. Credo che sia una soddisfazione più grande, perché poi evidentemente al di là delle mode, le canzoni adesso nascono e dopo un mese o due non si ricordano più. Forse è una delle ultime canzoni che è rimasta un po' nel cuore della gente, e non è un caso che sia diventato un successo mondiale. Vero. In italiano, tra l'altro, no? In italiano, sì, questa è la cosa fondamentale. Tra l'altro è stata ripresa anche in Russia, in America Latina. Infatti poi l'ha cantata anche Jennifer Lopez in spagnolo con Mark Anthony, perché era già un successo lì grandioso. Quindi è straordinario il messaggio, come può superare, ecco, le mode, i tempi, perché veramente sono passati 15 anni, se ci pensi, ancora questa canzone si ricordano il testo. Per me è una grandissima soddisfazione, enorme. Bene. E ti ripeto, soprattutto non è solo una canzonetta, ma nasconde un messaggio molto importante, quindi la voglia di innamorarsi, superare le diversità, le difficoltà che possono esserci nella vita, quindi è veramente un grande messaggio. Esatto, specialmente oggi che la gente non ha più coraggio di amare, ma al di là delle difficoltà proprio degli handicap, ma proprio nella normalità qualsiasi, insomma, di tutti i giorni. Vedo che la gente non è più capace di rischiare, di amare, di mettersi in gioco. Sarebbe bello vedere più gente che è ancora capace di amare. Questo è il mio sogno, questo mi auguro che possa cambiare, perché mi sembra che stiamo diventando molto cinici e privi di ogni sentimento. Qua sembra ormai che vinca solo il messaggio più duro, più cinico, che vinca la persona che ha meno sentimenti, no? Poi una persona brava, buona viene considerata quasi stupida, oggi come oggi. Ma questo potrebbe essere a prima vista, poi alla fine, al primo impatto. Poi magari... anche il titolo di un film, tra l'altro. Neanche a farla apposta esiste davvero un titolo di un film che si chiama così, a prima vista. Vogliamo dire questo umorismo di Jerry, l'umore cieco a prima vista. Esatto. Tutto legato poi da un'altra. Allora, se proprio la devo dire tutta in questo momento, considerando l'ora, comincia ad avere un certo languorino, non ci vedo dalla fame, e te ne potrei dire veramente una marea. Quindi... Vedi, ma la cosa buffa è che anche le Aleandro, questo modo ironico di scherzare, ed è bellissimo. Quanto tempo che non ci vediamo, ed è buffo, è troppo simpatico, perché all'inizio ti lascia un po', no, perplesso, perché magari non sai come affrontare, all'inizio non sai come parlare, come esprimerti, hai paura magari di dire una cosa, di ferire, no? E invece quando poi conosci determinate persone che soprattutto hanno una capacità di ironia fortissima, di grande ironia, si supera questa cosa a volte, ed è pure bello anche giocare sulle difficoltà, sulle cose, magari ironizzare, no? Se ci si prende un po' in giro, a volte anche le cose diventano meno pesanti, forse, no? Infatti, è vero. Certo. No, c'è Tiziana che voleva... volevo dire che comunque, non so se tu hai avuto modo di frequentare altre persone non vedenti oltre ad Aleandro, però loro il verbo vedere lo utilizzano, cioè loro dicono: ti ho visto in televisione, ho visto questo film. Sì, sì, anche, incredibile, anche dire, sì. Finalmente ci vediamo, insomma, comunque è un intercalare nel loro modo, cioè non è ironia quella è proprio... No, a volte però fanno proprio l'ironia, io mi ricordo, cioè, tante volte dicono: ti vedo ingrassato, ma... certo. Cioè, almeno Leandro è così, è buffissimo, è di una simpatia straordinaria, un uomo, una forza. Poi ti dico, ho raccontato l'altra volta che lui appunto tante volte ha un coraggio pazzesco, magari io mi ricordo c'era un mare molto arrabbiato quel giorno, e io avevo paura di fare il bagno, no, ci penso io, insomma, mi ha portato in acqua, mi ha portato su con una tranquillità, una naturalezza proprio, si butta lui col paracadute, cioè va in bici, ci fanno le cose incredibili. Vedi che a volte noi i nostri limiti più grandi in effetti a volte risiedono nella nostra mente, poi soprattutto l'incapacità di superare questa... Scusami, ti interrompo. Noi nel nostro lavoro teatrale noi ci siamo dati uno slogan che è questo: l'handicap non come limite ma come risorsa. Ecco, questa tua esperienza. Ma è quello che proprio che sostenevo io, infatti, cioè, la grande capacità di trarre dalle difficoltà un insegnamento, la capacità di vivere intensamente con le cose con grande emozione, perché è quello che abbiamo perso oggi come oggi, e quindi si può imparare tantissimo da tutti, e soprattutto le persone che hanno difficoltà, che hanno problemi, puoi imparare veramente ad assaporare la vita nel vero senso della parola. Ce n'era un altro slogan: siamo tutti un po' disabili nel sapere chi siamo. Pronto? No, dice la Tiziana. No, dico, oltre a questo ce n'era un altro, no? E poi la consapevolezza, mi senti? Sì, a volte a tratti spare. Era la consapevolezza poi di capire veramente chi siamo, no? Che era, siamo tutti un po' disabili nel sapere chi siamo, cioè nel momento in cui tu... Sì. Ti rendi conto dei limiti, delle... Come no. Insomma, abbiamo, Francesca, ascolta, un po' di frasette. Io tengo molto al fatto che tu resti ancora con noi qualche minuto, però dato che incombe la pubblicità, io vorrei lasciarti per un attimo, poi ti vorrei ascoltare insieme a te Non amarmi, e poi torniamo tutti insieme in studio. Ok, io sto facendo le prove, quindi sono messo tutto in pausa. Allora non voglio assolutamente... Però avrei piacere sicuramente di quando farete qualcosa, chiamatemi, perché mi fa molto piacere, è sicuramente una grande esperienza. Noi ti invitiamo ufficialmente a venirci a trovare qualche venerdì al laboratorio, perché ci farebbe piacere conoscerti di persona, e perché no, potremmo veramente avere uno scambio. Quindi sei invitata a venirci a trovare. È stato un piacere, un bacione, continuate così, grazie. È una bellissima cosa e spero che aiuti un po' di persone a riflettere sulla vita, sul senso della vita, la voglia di superare ogni difficoltà che può essere e che può capitarci nella vita, insomma. Bene, però grazie, la vita è meravigliosa. Grazie per il tuo intervento, Francesca. Tra l'altro ti auguriamo buon lavoro, perché stai facendo le prove col tuo gruppo. Sì, vi chiedo perdono se devo andare via, ma siamo appositamente qui insieme perché dobbiamo cominciare fra poco la tournée, siamo un po' indietro, quindi perdonatemi se non mi trattengo ancora. Come facciamo ascoltare noi dopo la pubblicità la tua voce con quella di Aleandro Baldi, appunto, con Non amarmi. Ritorniamo insieme indietro di 15 anni, esattamente al 1992, Sanremo 92, in cui Francesca Alotta ha trionfato con Aleandro Baldi a Sanremo, appunto, tra le nuove proposte. Di nuovo Francesca, grazie mille. Ciao, un bacione a tutti voi. Salutiamo Francesca Alotta, la linea passa alla regia, i nostri Matteo e Giuseppe, prima la pubblicità e poi Non amarmi, da Sanremo 1992, Aleandro Baldi e Francesca Alotta. Radio Roma, al centro della musica.